continuiamo questo nostro percorso sulla preghiera nella vita di Padre Pio da Pietrelcina in occasione, come già sapete, di questo anno che Papa Francesco ha voluto dedicato alla preghiera in preparazione al Giubileo che si aprirà il prossimo 24 dicembre durante la veglia della notte di Natale, la messa di mezzanotte, come generalmente diciamo, che Papa Francesco presiederà nella Basilica di San Pietro. Quindi vogliamo ancora, avevo accennato qualche tempo fa che avrei concluso, ma francamente ho ricevuto diverse email e telefonate e ci hanno chiesto di continuare ancora a parlare di Padre Pio e la preghiera. E lo faccio nella mia pochezza e lo faccio chiaramente senza nessuna pretesa di completezza e di esaustività, ma appunto per cercare di imparare a pregare o continuare a crescere nella preghiera, perché tanti di voi sono uomini e donne che pregano, grazie a Dio, continuare a imparare e crescere nella preghiera guardando a Padre Pio. Uno dei, come dire, il centro del suo ministero, un fondamento del suo ministero sacerdotale, il mio modo di vedere, è stato, oltre che la direzione spirituale, la confessione e il saper riproporre il grande mistero della messa, Padre Pio ha insegnato a pregare. Padre Pio in tutto è stato un testimone della preghiera, da tutta la sua vita, anche dal suo corpo, dal suo viso traspare questa intimità e questo dialogo continuo con il Signore. E dopo, diciamo, aver visto alcuni aspetti, come Padre Pio concepiva la preghiera, come Padre Pio, ecco, si rapportava alla preghiera anche aprendosi con i suoi padri spirituali, come Padre Pio vedeva la preghiera in un mondo fatto certamente di tanta bellezza, ma anche di tanto peccato. Ecco, oggi vorrei un attimo iniziare una piccola riflessione di come Padre Pio ha vissuto l'Eucaristia. Padre Pio è stato un sacerdote e non c'è Eucaristia senza il sacerdote e non c'è un sacerdozio senza Eucaristia. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci ricorda che l'Eucaristia è il sacramento dei sacramenti, ma gli altri sacramenti sono tutti ordinati a questo come al loro specifico fine. Chiaramente riprendo sempre le bellissime riflessioni e i profondi contenuti del testo di Fra Alessandro d'Aripa Bottoni, Padre Pio e la preghiera, ecco che è un testo editato dalle edizioni Padre Pio da Pietrelcina, a cui potete chiedere eventuali copie. E ecco, questa ricchezza dell'Eucaristia ha segnato tutta la vita di Padre Pio. Se noi per un attimo togliessimo l'Eucaristia dalla vita di Padre Pio, io penso che Padre Pio non esisterebbe più. Ma come l'ha vissuto? Come, ecco, lui ha anche educato alla adorazione, alla grandezza, all'immensità di questo sacramento, lo vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!